Buongiorno, porca miseria, che dormita. Buongiorno dal campeggio di carta. Non nel senso della carta, si chiama carta il paese. Oggi giornatona. Proviamo a fare la strada. Leggila prima, se No, non lo leggo il nome perché non me lo ricordo. Lo scrivo sotto. Guardate qua che bello. La strada più bella del mondo. Le notizie sono contrastanti, però pare sia aperta. Adesso proviamo. Chiaro che se c'è ghiaccio si torna indietro. Sono le 7. Buongiorno a tutti. ciao ciao, bel campeggino di carta, dove abbiamo dormito bene, non abbiamo nemmeno sentito il treno e quindi tutto a posto. Oggi, l'hai già detto tu, giornatona, poi qua c'è un profumo di lonicera che mi ricorda casa mia. Ciao, vi sapremo dire più avanti. Non ci sono mica, caro, non ci sono mica le sbarre qua, porca puttana. Però suona, Però suona. per fortuna. Mamma mia. Forza, dai. All'improvviso, ecco là di fronte i Monti Carpazi che dovremmo superare, scavallare come diciamo in Romagna. 2200 metri di quota. Condizioni, ecco, vabbè. Condizioni atmosferiche ignote, lo impareremo strada facendo, come diceva il buon Claudio. La partenza per la Transfaga Rasan è da Khartisoara, questo paesino. Ora partiamo e poi vediamo se riusciamo ad arrivare di là, a sud, da nord a sud, attraverso questa strada. Vediamo. Ciao. Che meraviglia di strada. Domenico, guarda lì! Abbiamo tutte queste api, non so se si vedono. Tutte piccole apine, piccole piccole. Sono la metà delle nostre. Guarda qua. Tante tante. Fotografante, Domenico l'ha fatto, fatto di tutto. Abbiamo comprato un po' di miele.
assomiglia molto alla strada della guerra georgiana che abbiamo fatto un anno fa. È vero. Questa strada qui è la Ceausescu Follie, il soprannome della strada, voluta da Ceausescu 50 anni fa. Una follia di strada per scavalare in romagnolo i monti Carpazi. Da nord a sud. Montagna, lassù in cima il passo a 2000 metri, pare che il tempo ci assista, a parte che siamo in mezzo alle nuvole, però non c'è neve, dai, una strada vecchia, impervia, tosta, per uomini duri. guardate che sta arrivando un furgonato, che spettacolo. Ha salutato. Sì, anche questo. Wow, bello. Belli. Sì. Vedete laggiù, siamo venuti da laggiù. E comunque si è distrita perché io ho paura. Già non mi piace la montagna. Questa è montagnona. Comunque di neve ne ha fatta tanta, perché ce n'è ancora tanta. E il 16 giugno ha fatto un metro di neve qua, così, tanto per ridere. Infatti avevano richiuso la strada. Bella la cascata. Pieno di gente, sembra il muraglione da noi d'estate. Stanno arrivando le nuvole, tra un po' non vediamo più il cappero. Bene, siamo sul passo in mezzo a una nuvola, 2030 metri. Eccoci qua. Il passo è tutto chiuso, anche perché la strada l'hanno aperta pochi giorni fa. Le luci perché pari. Siamo in galleria. Si scende, è tutto bagnato. Io come al solito sono una palla. Ho paura, soprattutto in discesa, anche quando vado a camminare così. Curva e luce, fu. Eccoci fuori, neve anche qua. Che dire, è meravigliosa, però è pericolosa. Voi vedete là sotto, vero? È tutta una curva. Quando c'è neve è quasi impossibile venire qua su. L'inverno è chiuso, infatti. Un gregge infinito di pecore. Per la miseria. Bene. Saluto. Ciao. Bye.
Ciao. Singapore. I rami spezzati durante l'inverno. Guardate un po' che disastro! Che disastro! Con la neve e l'acqua nel brutto tempo, però è uscito il sole! Sole, sole, sole! Dunque, siamo nel versante sud della strada che si chiama Transfaga Rasan. L'ho letto perché non me lo ricordo mai. Questa è una strada che è stata costruita da Ceausescu, come ho detto prima, negli anni 70. L'hanno costruita in 4 anni, solo 4 anni, 160 km di strada in situazioni terribili, impervie. Ed era una strada costruita per contrastare un'eventuale invasione dell'Unione Sovietica. Negli anni 70 era facile, possibile. La strada è meravigliosa, sia in alto e qua giù è un'esplosione di natura. Gli orsi, l'orso, porca miseria l'orso, oh, che figata, col cucciolo, ho preso paura, basta, vieni di qua, che vai qua, vai qua, si vuole attraversare, vuole, viene dalla tua parte. Che è qui attaccato. L'orso.
Buongiorno gente, arriva il caffè! Aiuto! Allora, il caffè è salvo, qui siamo in una sorta di parcheggio dietro una stalla dove c'erano anche una bufala col bufalino ieri sera. Nottata tranquillissima, una dormitona, anche perché eravamo cotti come due ceci. Bene, poi vi racconto quello che succederà oggi. La giornata di ieri è stata spettacolare, una meraviglia. Ecco qua il nostro bel campeggino di stanotte, dormito da Dio, eccola qua. Dormito benissimo, silenzioso in mezzo alla natura, che meraviglia. Le mucche. Di fianco al fiume, in mezzo alla bufala, alle bufale. Eccoci qua, buongiorno a tutti. In questo campo dove vengono rievocate delle battaglie storiche qui del posto, diciamo che finisce il nostro viaggio. Viaggio super, molto, molto bello, interessante. Siamo ancora in Romania. Adesso avremo 2 o 3 giorni, qualche migliaio di chilometri, 4 o 5 frontiere per rientrare in Italia. Però è andato tutto bene, anche se il tempo non ci ha assistito, ma chi se ne frega, eravamo in vacanza, la compagnia è sempre la stessa, compagni di viaggio super, con cui stiamo molto molto bene. Quindi che dire, chiudiamo qua la storia, almeno questa è il quarto viaggio di Vangabondo. Ci vediamo presto, buona vacanza a tutti, state bene, buona vita a tutti e ciao ciao.